Ciao ragazze, come state? Siccome mi avete chiesto di aggiornarvi sulla mia salute, vi aggiorno, insomma, tanti miei amici mi hanno mandato l'SMS dicendomi di mantenervi aggiornati, insomma. Allora, vi ricordate lo scorso video dove vi dicevo appunto che avevo la tosse? E non mi passava più, ecco, alla fine, anche se il medico mi diceva che era solo un raffreddamento, io comunque ho voluto fare i raggi, e da questi raggi è risultato che avevo una, come si dice, una parte, cioè su una parte del polmone c'era una macchietta più chiara. Ok, io mi sono allarmata subito, ho preso uno spavento pazzesco. Poi quando sono andata dal medico a mostrare i raggi, mi ha spiegato che molto probabilmente, siccome questa macchietta si trovava sopra la vertebra, la settima vertebra, probabilmente era un pezzo di osso in più. Infatti, sui cosi, sui risultati dei raggi, c'era scritto che c'era questa macchietta, che adesso non mi ricordo. Con il termine tecnico, tra parentesi, costa accessoria, punto di domanda. E allora il medico mi ha spiegato che questa costa accessoria poteva essere appunto una calcificazione, cioè un pezzo di osso in più, perché non si trovava sul polmone, insomma, si trovava sulla vertebra. Comunque sono andata in panico perché sono fatta così, anche se mi dicono che non c'è niente, io vado in panico. E perché sotto, alla fine di tutta la pappardella che mi hanno scritto per i raggi, c'era scritto si consiglia la TAC. Quindi figuriamoci, panico più totale. Alla fine ho fatto la TAC e è risultato tutto a posto, tutto negativo, tutto libero, bronchi liberi, polmoni liberi. Quindi io non so perché, ma continuo a tossire. E questo è il fatto. Non lo so. Adesso domani devo andare dal dottore a mostrare i risultati dell'attacco e vediamo cosa mi dice, insomma. Parlo piano perché non voglio farmi sentire da mio papà. Niente, spero che voi stiate bene, sentite che c'è un naso raffreddato, ecco. Domani mi sa che farò un tour della mia giornata, se mi ricordo. Nel frattempo sto guardando Enzo Miccio, diario di un wedding planner, è la puntata, mi pare che c'è il matrimonio a Bari. Se non sbaglio, no? Capri. Comunque, vado a vedermelo e ciao, un bacio. Ragazzi, ragazzi, adesso vado a mettermi un pigiama, spengo il termo, qua, nella mia bella cameretta, vi faccio vedere il pigiama che ho, questo qui, il mio bel pigiamino, lo apriamo, quello qua. Questo me l'ha regalato mia zia per Natale. In realtà ne ho due, però quell'altro che mi ha regalato è troppo pesante. Ecco qua. E poi ci sono i pantaloni anche che però io non uso. E poi qui. Questo è un pezzo di rete. Così. Ecco qua. Quindi dal maglione rosa passo al pigiama rosa, tutto in rosa oggi. Allora, qua, via, e tadà! Molto bello come pigiama, mi piace. Questo è il mio angioletto preferito,
Forse ve l'ho anche già fatta vedere. Bello, che bello che è. Anzi, mi prendo anche le mie belle caramelle per la gola, che stanotte mi hanno salvato perché ho tossito tantissimo. Andiamo a vederci la televisione, vi faccio vedere come sistemo nel mio divano con il mio pile e tutto quanto. Allora, questo è il mio cuscino nel divano, non so se si vede, che viene molto molto usato. Poi mi sistemo i cuscini così, così, questo qui lo metto più avanti in modo da appoggiare bene la schiena. E adesso ci prendiamo l'acquetta, la mettiamo qua. Giriamo la TV, faccio vedere cosa sto facendo. Questo. Spegniamo la luce. Prendiamo il play da questo qua. E ci sistemiamo sul divano. Eccoci. Mi sistemo col play da per bene. Allora, le caramelle ci sono, i fazzoletti ci sono, l'acqua c'è, la TV c'è. Cominciamo a rilassarci. Allora, ragazzi, mentre il sonuccio continua il suo programma, a me ovviamente è venuto il mal di gola. Quindi apriamo queste bellissime zainoni gola, che caramellone, e prendiamocene una. Io che schifo, però le mangio perché stanotte mi ha fatto pesare la testa. Ecco qua. Vi piacciono i miei fazzoletti? Molto comodi, eh? Sono quelli della regina. Perché io sono la regina. Ovviamente, siccome mi sono appena sistemata sul divano, mi sono appena accorta di una cosa. Che non ho il telecomando! Perché l'ho lasciato là sopra! Vedete? Qua! Quindi adesso devo smontare tutto, via il plaid, via i cuscini perché cadranno, per andarmi a prendere solo il telecomando. Questa caramella non è che è medicinale, fa davvero schifo, sono disinfettante, però è quella che fa bene. E quindi io, anzi, ma che dire, l'effetto della Zenino al gola si è fatto sentire subito. Il mal di gola mi sta passando, però incrociamo le dita. Nel frattempo io continuo a vedermi Enzo Miccio e ci vediamo domani mattina. Ciao! Allora ragazzi, adesso sono le 23:23 e mi è venuta un pochino di fame, diciamo che ho più voglia di qualcosa di buono, come diceva la pubblicità del Ferrero Rocher, quindi mi mangio questi bei biscottini. Buoni, buoni. Buonissimi, davvero ottimi. A me a quest'ora viene sempre fame. Oh, scusate. Di solito mangio qualcosa di salato, e invece stavolta mi è venuto voglia di qualcosa di dolce. Buoni. È Natale. Ci si può ammuffare un pochino, no? Ciao, ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Sono le 8:20
E appena ho fatto colazione, adesso mi sto preparando per andare dal medico, spero non ci sia tanta gente. Vediamo perché è fino a mezzogiorno e mezzo. Se c'è tanta gente, forse torno a casa e prendo appuntamento perché tanto per fortuna non ci sono cose urgentissime da mostrargli. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao ragazzi, eccoci qua. Oddio, non trovo le chiavi della macchina. Andiamo dal dottore. Mio papà ha voluto andare a tenermi il posto, ma fa freddo. Ma pronti? Partenza? Tosse? E via. Accendiamo un po' di musica. Sentiamo cosa troviamo. Canzone numero 27. Aiuto. Non so cosa venga fuori. Come filmato, perché la telecamera purtroppo non è fissa. Vedo di fissarlo il più possibile. Ogni tanto si sposterà, ma spero che venga bene il filmato. Mi sa che non è possibile fare filmato in macchina, eh? Provo, ma tengo sta roba. Infatti ho anche sbagliato strada. Scusate se il filmato risulterà un po' ballerino. Vado piano, 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 così la fotocamera non si sposta. Che bello questo. Mi sa che lo cancellerò questo filmato, eh. Andiamo a prendermi una fotocamera più professionale per fare queste cose. Sono qui, eh. Allora, vi dicevo, sto andando dal medico, che è vicinissimo a casa mia. Però, siccome fa troppo freddo, per i miei gusti, vado in macchina. Mio papà ha voluto andarmi a tenere il posto, sempre il papà dietro che rompe le scatole, mai che ci si possa arrangiare. Comunque, facciamogli fare quello che vuole. Quante curve! La macchina che balla, la fotocamera che balla, ciao! Così. Oggi cosa mangiate voi? Io non so, o carbonara, sempre che riesco a tornare a casa per mezzogiorno, perché l'ambulatorio chiude a mezzogiorno, però c'è sempre tanta gente. Chissà, magari in questo periodo, con la scusa delle feste, che magari la gente è in giro, fa il ponte di Capodanno, eccetera. Magari c'è meno gente, spero. Ora sono le 9, il medico arriva alle 9:30, la prima mezz'ora fa le Vi dicevo, la prima mezz'ora fa le impegnative e poi parte con le visite. Io non ho idea di che numero sono. Spero di tornare in tempo per mangiare e ci vediamo dopo. Ciao. Finalmente sono tornata a casa, sono le 10:58 oggi farò la carbonara, però la cucina mio papà, quindi non posso filmare niente perché lui è timido e non si fa filmare. Però un bel piatto di carbonara, spaghetti alla carbonara oggi. E adesso mi metterò subito a pubblicare questi video che sto facendo da ieri sera fino a oggi. E niente, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ah, ragazzi, ragazzi. Adesso vado a mettermi un pigiama, spengo il termo, ecco qua,
nella mia bella cameretta. Vi faccio vedere il pigiama che ho. Questo qui, il mio bel pigiamino. Lo apriamo. Eccolo qua. Questo me l'ha regalato mia zia per Natale. In realtà ne ho due, però quell'altro che mi ha regalato è troppo pesante. Ecco qua. E poi ci sono i pantaloni anche, che però io non uso. Un attimo qui. Questo preferite. Così. Quindi dal maglione rosa passo al pigiama rosa. Tutto in rosa oggi. Qua, via, e molto bello come pigiama, mi piace. Questo è il mio angioletto preferito, forse ve l'ho già fatto vedere. Bello, che bello che è. Anzi, mi prendo anche le mie belle caramelle per la gola, che stanotte mi hanno salvato perché ho tossito tantissimo. Andiamo a vederci la televisione, vi faccio vedere come sistemo nel mio divano con il mio pile e tutto quanto. Allora, questo è il mio cuscino nel divano, non so se si vede, che viene molto molto usato. Poi mi sistemo i cuscini così, così, questo qui lo metto più avanti in modo da appoggiare bene la schiena. E adesso ci prendiamo l'acquetta, la mettiamo qua. Giriamo la TV, faccio vedere cosa stiamo facendo. Questo. Spegniamo la luce. Prendiamo il play da questo qua e ci sistemiamo sul divano. Eccoci. Mi sistemo col play per bene. Allora, le caramelle ci sono, i fazzoletti ci sono, l'acqua c'è, la TV c'è. Cominciamo a rilassarci. Allora ragazzi, mentre Enzo Nuccio continua il suo programma, a me ovviamente è venuto il mal di gola. Quindi apriamo queste bellissime zainoni gola, che caramellone, e prendiamocene una. Io che schifo, però le mangio perché stanotte mi ha fatto pesare la tosse. Eccolo qua. Mi piacciono i miei fazzoletti? Molto comodi, sono quelli della regina, perché io sono la regina ovviamente. Siccome mi sono appena sistemata sul divano, mi sono appena accorta di una cosa, che non ho il telecomando, perché l'ho lasciato là sopra. Vedete? Qua. Quindi adesso devo smontare tutto, via il plaid, via i cuscini perché cadranno, per andarmi a prendere solo il telecomando. Questa caramella non è che un medicinale, ma fa davvero schifo, sono disinfettante, però è quella che fa bene. Oh mio Dio.
Anzi, beh, che dire, l'effetto dell'azzerino al gola si è fatto sentire subito. Ma di gola mi sta passando, però incrociamo le dita. Nel frattempo io continuo a vedermi Enzo Miccio e ci vediamo domani mattina. Ciao! Allora ragazzi, adesso sono le 23:23 e mi è venuta un pochino di fame, diciamo che ho più voglia di qualcosa di buono, come diceva la pubblicità del Ferrero Rocher, quindi mi mangio questi bei biscottini. Buoni, buoni. Buonissimi. Davvero ottimi. A me a quest'ora viene sempre fame. Oh, scusate. Di solito mangio qualcosa di salato. E invece stavolta mi è venuto voglia di qualcosa di dolce. Buoni. È Natale. Ci si può abbuffare un pochino, no? Ciao ciao! Ciao ragazzi, buongiorno. Sono le 8:20 e ho appena fatto colazione. Adesso mi sto preparando per andare dal medico. Spero non ci sia tanta gente. Vediamo perché è fino a mezzogiorno e mezzo. Se c'è tanta gente, forse torno a casa e prendo appuntamento perché tanto per fortuna non ci sono cose urgentissime da mostrargli. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao ragazzi, eccoci qua. Oddio, non trovo le chiavi della macchina. Andiamo dal dottore. Mio papà ha voluto andare a tenermi il posto, ma fa freddo. Ma pronti? Partenza? Tosse? E via. Accendiamo un po' di musica. Sentiamo cosa troviamo. Canzone numero 27. Aiuto. Non so cosa venga fuori. Come filmato, perché la telecamera purtroppo non è fissa. Vedo di fissarlo il più possibile. Ogni tanto si sposterà, ma spero che venga bene il filmato. Ora sto messo in piedi. Mi sa che non è possibile fare il filmato in macchina, eh? Provo, ma tengo sta roba. Infatti ho anche sbagliato strada. Scusate se il filmato risulterà un po' ballerino. Vado piano, 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 così la fotocamera non si sposta. Che bello questo. Mi sa che lo cancellerò questo filmato, eh. Andiamo a prendermi una fotocamera più professionale per fare queste cose. Sono qui, eh. Allora, vi dicevo, sto andando dal medico, che è vicinissimo a casa mia. Però, siccome fa troppo freddo, per i miei gusti, vado in macchina. Mio papà ha voluto andarmi a tenere il posto, sempre il papà dietro che rompe le scatole, mai che ci si possa arrangiare. Comunque, facciamogli fare quello che vuole. Quante curve! La macchina che balla, la fotocamera che balla, ciao! Così. Oggi cosa mangiate voi? Io non so, o carbonara, sempre che riesco a tornare a casa per
per mezzogiorno, perché l'ambulatorio chiude a mezzogiorno, però c'è sempre tanta gente. Chissà, magari in questo periodo, con la scusa delle feste, che magari la gente è in giro, fa il ponte di Capodanno, eccetera, magari c'è meno gente. Spero. Ora sono le 9, il medico arriva alle 9 e mezza, la prima mezz'ora fa le... Vi dicevo, la prima mezz'ora fa le impegnative e poi parte con le visite. Io non ho idea di che numero sono, spero di tornare in tempo per mangiare e ci vediamo dopo. Finalmente ciao. Sono tornata a casa, sono le 10.58 e oggi farò la carbonara. Però la cucina mio papà, quindi non posso filmare niente perché lui è timido e non si fa filmare. Però un bel piatto di carbonara, spaghetti alla carbonara oggi. E adesso mi metterò subito a pubblicare questi video che sto facendo da ieri sera fino a oggi. E niente, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Che buon profumo che c'è. La mia pasta preferita, questa e quella con le verdure, no? I broccoli. Broccoli e carbonara. Buono, buono, buono. Tata, spaghetti alla carbonara. Buon appetito, ragazzi. A tutti quanti. Belli e brutti. Noi belli e brutti, siamo i pochi. Siamo due. Faccio la cavia. Faccio la cavia. Mi immolo nella tale della pasta asciutta alla carbonara. Bene. Finito il pranzo e adesso coffee break. Coffee time. Prendo la mia bella mochetta, la riempio fino alla vite e ci facciamo un bel caffè che... Ci vuole quest'ora, anche perché ho un sonno pazzesco. Il filtro, facciamo un caffè al ginseng, questo qui, che è quello di Artica. Io preferisco sempre quello della Eurospin perché ha più ginseng. Due. E tre, però siccome c'ho questo non vado a comprare altro finché non ne vado a comprare altro finché non ho finito questo qui. Zucchero. Chiudiamo la bocca. Gas e via. Qua il mio bel caffettino al ginseng. Io non l'ho, quando il caffè è venuto su, non l'ho versato subito nella tazzina, l'ho lasciato là 1-2 minuti perché così i sorbetti depositano nella caffettiera e nella tazzina ne troveremo molto meno. Comunque, io adesso, scusate, ma me lo bevo subito, subito. Nel frattempo è arrivato anche il postino, che sa cosa ha portato. Cin cin. Buono. Buono, buono. C'è anche una bella giornata di sole oggi. Vedete il riflesso? Andiamo a vedere cosa ha portato il postino. Andiamo a portare le immondizie. Anzi, mi faccio fare il tour prima. Ecco qua. Quella è la bella macchinetta. Cioè, la paga mio papà, però è mia. Ecco. Ah, che riflesso! Queste sono le nostre biciclettine.
Ecco qua, non guardate il disastro, oh, vabbè. Questo è il nostro giardino. Eccolo qui. Bello grande, eh? Peccato che non lo possiamo mai usare perché, vabbè, quando ci sono gli anziani per casa non si può toccare niente perché lo considerano ancora roba sua, insomma. Questo mia nonna lo considera roba sua e non si può toccare, non si può fare niente. Comunque, è questo. E il bello è che il giardiniere lo paghiamo pure noi. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Andiamo di qua. Ecco qua, questo è l'ingresso. Andiamo a vedere che cosa ci ha lasciato il postino. Vediamo, vediamo. Ta-tan. Un bel po' di letterine. Questa è la mia bella scaletta. Giù ci sta mia nonna e su ci sto io con mio papà. Allora, vi faccio vedere che fiori ho piantato qua. Qui sta nascendo la rosa nera e la stella di Natale. E qui anche in teoria, però non si vede niente, speriamo che nasca qualcosa. Anche qui sta nascendo la rosa. Questo è il mio giardino, visto dall'alto. Ragazzi, direi che come riprese per ora, basta così. Un bacio grande, iscrivetevi e mettetemi tanti like. Ciao, ciao, ciao.